Ciao Alice, ciao Riccardo, ciao Giorgia. Oggi siamo, dove siamo? All'angolo del pane. Siamo all'angolo del pane per poter realizzare insieme a voi bambini una golosa ricetta per Babbo Natale. Ma chi dobbiamo chiamare per fare questa golosa ricetta? Attilio! 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 Ecco qua! Allora, ciao a tutti, ciao bambini! Ciao Attilio! Oggi mi presento con il cucchiaio, ma non per picchiare i bambini. Questo cucchiaio serve per... Allora, oggi andremo a fare una golosissima ricetta. Che una ghirlanda di Natale. Io la chiamo ghirlanda di Natale, ma non è nient'altro che una ciambella. Quindi io direi che abbiamo tutto, i bambini ci sono, gli ingredienti li abbiamo, possiamo partire. Bambini, siete pronti a aiutare Attilio? Sì! Allora, dai, mettetevi qua vicini. Allora, cosa dovete fare? Allora, vi vado a elencare i semplici ingredienti che ci vogliono per fare questa ricetta. Allora, abbiamo come ingredienti abbiamo farina, lievito, un pizzico di sale, burro, zucchero e uova. Poi come decorazione usiamo della granella di zucchero, io le chiamo delle semplici ciliegine rosse. Se non le avete potete anche sbizzarrirvi anche con le cornette colorate. Quello che più delle goccioline, anche delle goccioline di cioccolato, ecco. Allora, io direi che possiamo incominciare. Abbiamo allora messo in questa bacinella, abbiamo messo il burro, ne abbiamo messo 160 grammi a temperatura ambiente. A questo punto andiamo ad aggiungere lo zucchero che Giorgia andrà a vedere. Questo è lo zucchero, 150 grammi. Li mettiamo tutti assieme a un burro. Poi andremo a mescolare energicamente. Allora, so che non si fa perché dicono che non è bello tutto, però potete anche usare le mani. Tanto le vostre mamme quel giorno lì non si arrabbiano, anche perché sennò Babbo Natale cosa mangia? Giusto? Giusto? Sì. Allora, adesso noi lo facciamo un po' col cucchiaio, però non c'è nessun problema anche a farlo tranquillamente con le mani. Fino a quando lo zucchero non viene, il burro assorbisce tutto lo zucchero. Dopodiché, come successivo passaggio, andremo ad aggiungere le uova. Le uova sono, io le ho già pesate, però sono due uova tutte intere, senza guscio, mi raccomando. Allora, adesso Alice mi versa dentro nella mia bacinella tutte le uova, ovvero 100 grammi, che corrispondono a due uova. Brava, fai vedere. Brava Alice. Vai, verso tutto. Ok. Quindi a questo punto andiamo sempre a mescolare con il nostro cucchiaio fino a quando non avremo ottenuto un composto abbastanza omogeneo, diciamo che questa è una ricetta che anche se rimangono dentro dei pezzettini di burro assolutamente non succede niente, perché quando vanno nel forno si sciolgono completamente nella nostra ciambella. Allora, adesso a questo punto Fai vedere. Abbiamo ottenuto come una cremina, guardate, solida, però vedete che comunque si vedono alcuni ancora pezzettini di burro, però ripeto, non fatevi nessun problema, assolutamente. Vedete bambini? Ok, adesso Riccardo mi versa, abbiamo preso lievito per dolci. Bravo, che sposti, fai vedere Ricky. Sono 5 grammi, io assieme al lievito ho messo dentro anche un pizzico di sale. Ok. Quindi a questo punto andiamo a mescolare sempre il lievito con un pizzichino di sale. Ecco qua. E a questo punto ci manca solamente quale ingrediente? La farina. Vedi come sono attenti? Molto bene. Sono proprio attenti. Sono proprio
degli ottimi aiutanti. Secondo me andrebbero bene anche a Babbo Natale come aiutanti. Prossima volta che lo sento, no, prova, glielo provo a dire. Allora, adesso chi mi vuole versare la farina? Alice, dai, tutta la farina. Facciamo vedere bene. Vai, tutto assieme. Tutto insieme? Okay, tutto assieme, senza nessun problema. Perché questo comunque non è un dolce che si dice montato, che non ha albumi a neve e tutto, quindi tranquillamente la farina può essere incorporata tutta. Ok, adesso a questo punto, se tutte le cose sono andate come dovrebbero, dovrebbe uscire un impasto così. Voi fate la prova. Ora ci dobbiamo sporcare un po' le mani. Allora, prendiamo sempre un po' di farina che comunque io penso che i vostri genitori ce l'hanno. La versiamo sul tavolo e versiamo tutto il nostro impasto. Okay. Adesso ho bisogno di un aiutante che mi prende una padella, una teglia. Vado io. Ma che belle, 5 secondi. Cinque giambelle, proprio belle.
Ecco, questo è il risultato finale. Quindi cosa facciamo adesso? Io direi che una la possiamo anche rompere e assaggiare. Adesso, bimbi, dobbiamo contare fino a tre per chiamare una persona speciale. Siamo pronti? Uno, due, tre!